abbiamo narrato dell'importanza dell'energia del vento al tempo delle prime grandi civiltà. Lo provano testimonianze numerose e importanti, tra le tante archeologiche, quelle documentate in sculture del tempo fenicio. Quel popolo di mercanti che per primo aprì le sue vele anche oltre il Mediterraneo. A parte il campo dello sport nautico, il vento sopravvive come energia captata dalle vele in alcune zone isolate del mondo, ad esempio alle Filippine, dove rende ancora operante la flotta dei mercanti pescatori delle isole Bajaos. E così anche negli atolli sparsi nel remoto Sud Pacifico. Là muovono ancora sul mare e nelle lagune ultime paia vela dei Pwamutu d'Oceania. E lungo le coste dell'Africa centrale, sulle acque dell'Oceano Indiano, il vento gonfia ancora le vele dei Bajuni, pescatori di tartarughe. Nella Cina, che tanto velocemente si modernizza, stupisce la sopravvivenza di ultime giunche per il commercio locale. Flotte a vela mosse da ansanti motori, ma ancora aiutate dal soffio dell'inesauribile energia del vento marino. E queste vele e questi scafi ripetono ancora lo schema costruttivo delle caravelle di Cristoforo Colombo. E proprio per ricordare Cristoforo Colombo, grandi velieri, gioielli preziosi delle marinerie moderne, hanno navigato, portati dal vento, lungo le coste del Mar Ligure. Non solo in mare, ma anche sulla terraferma, l'energia del vento ha aiutato l'evoluzione dell'uomo. Importati in Europa dall'Oriente, mulini delle grandi ali contribuirono alla fine del Medioevo in Europa. Insieme a quelli mossi dall'energia dell'acqua, il loro moltiplicarsi donò più cibo, più energia per tutti. Ne restano ancora alcuni esempi a ricordo. Potente ovunque l'energia donata dalle acque. Ne offrono prova, dando spettacolo, grandi cascate sparse in aree montane del mondo. Alcune tanto remote da non poterne certo utilizzare la forza, come il famoso, mitico salto Angel in Amazzonia, una caduta d'acqua ad oltre 1000 metri, la maggiore del mondo. Ed è la maggiore del mondo, come quantità d'acque, la cascata del Niagara. Che è anche un insuperato spettacolo per turisti. Acque del mondo da non sprecare nella realtà d'oggi, popolato da un'umanità assetata d'energia. Ed infatti, là dove le acque ne possono fornire, le si utilizza. E anche dove non esiste una cascata, si può crearla, come questa, Itaipu, al confine tra Paraguay e Brasile. Il maggiore impianto del mondo del campo idroelettrico, lo sbarramento sul fiume Paraná con 20 turbine che producono 14.000 megawatt. Anche nelle nostre Alpi, sin dagli inizi del Novecento, si è prodotta energia creando vasti bacini che generano cadute d'acqua controllate. Aiuto prezioso per l'industrializzazione dell'Italia del Nord. Torniamo al vento. Oggi continua la volontà di sfruttarlo come produttore di energia. Primi grandi impianti sperimentali sorsero sin dalla fine degli anni 70 negli Stati Uniti, come questo all'Altamont Pass in California. Poi, da 50 anni a questa parte, in tutto il mondo e anche in Italia, sono sorti impianti eolici sempre più potenti. Crescono in zone dove si ritiene siano costanti e consistenti le correnti aeree. Ma per ora, solamente nel nord Europa si raggiungono risultati apprezzabili.
progetto fantascientifico mareale si sperimenta in Italia. Attingendo all'energia del vento che spira costantemente ad altissima quota. La si potrebbe sfruttare con l'impiego di flotte d'aquiloni controllate da apposite centrali. Di tutte le energie alternative, la più interessante resta però quella che ci promette il sole. Tema da sviluppare nel prossimo conclusivo capitolo di questo viaggio nel mondo dell'energia.